Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Come avrete capito dal titolo, è un video haul e questa volta è un video haul fatto da Lush. Allora, l'ordine è stato fatto, controllo sul telefono perché non me lo ricordo per niente. Mercoledì sera, il pacco è arrivato stamattina, quindi assolutamente rapidissimi. E chi ha visto le foto su Facebook, mi sono arrivati due pacchetti in base all'ordine che ho fatto, quindi due pacchi. Il tutto era praticamente pieno zeppo di questi gommini appunto antiurto, di tutti i colori, come potete vedere, molto carini. E niente, passiamo ai prodotti, quindi vi faccio vedere un po' cosa ho preso. Allora, vabbè, in primis mi è arrivato una mini versione del Lush Times. Io non mi ricordo se l'avevo spuntato il fatto di volerlo o non volerlo, però comunque all'interno ho trovato il Lush Times inverno 2013, dove ci sono appunto illustrati tutti i prodottini e i prezzi dei prodotti, o perlomeno quasi tutti. E all'interno c'era anche il questo, che hai appena aperto un regalo Lush, e poi vi faccio vedere in che pacchettino era contenuto, dove ci sono appunto altri prodotti illustrati all'interno appunto del Deplian. Poi, cosa ho preso? Allora, ho preso due saponette di fuori dai piedi, che sono, adesso ve le faccio vedere. Oddio, che odore di limone! Sono queste saponette qui a forma di piedino, che è appunto uno scrub per i piedi. E quindi ho preso questi due, che costavano almeno, io vi dico i prezzi che ho pagato io perché ho preso qualcosa anche al 50, quindi non vi so dire. Comunque, 5,35 euro più o meno, in totale mi è venuto 10,70 euro, quindi ho preso questo. Poi ho preso il Labracadabra, l'esfoliante per labbra, questo è quello rosa, quindi con cristalli magici di zucchero di rosa, ed l'odore è fantastico, è veramente caramelloso, sa di quei chewing gum tra Big Bubble, fragola, è fantastico l'odore. E questo l'ho pagato 7,35 euro, ed è uno scrub per le labbra. Io non vi dico come mi ci sto trovando con questi prodotti perché mi è appena arrivato, quindi la review ve la farò magari dopo. Poi ho preso un brezza di mare, una confezione di brezza di mare, che è appunto uno styling per capelli con il 70% di acqua di mare e glicerina vegetale per dare volume e forma ai capelli con un look molto vacanziero. Sono 100 grammi di prodotto, scadenza il 14/1/2014, quindi c'è un bel po' di prodotto, c'è un bel po' di tempo. Non vi ho detto la scadenza di questo e la quantità, che sono 25 grammi di prodotto, scadenza il 6/1/2014, quindi ci siamo. E lo styling per i capelli l'ho pagato, come si chiama? Vediamo un po', brezza di mare, 8,75 euro. Poi ho preso il bagno a sbaffo, che ve lo vado a mostrare subito. È praticamente uno spumante per doccia, e se riesco ve lo tiro fuori. C'ha questo stuzzichino lungo e poi ha questo baffo da agitare in acqua per fare appunto la schiuma. E come potete, non so se vedete, ha al di sopra dei glitterini, molto, vedete? Quindi sarà anche molto 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 brillantinoso. E questo l'ho pagato 4,48 euro. E poi, sempre come un bagno schiuma solido, ho preso il Bagnacadabra, che vi faccio vedere anche questo. Ha sempre il suo bastoncino,
ed è a forma di stellina ed è rosa, molto molto bello, con questo campanellino al di sotto. E questo l'ho pagato Magna Cadabra anche 4,48 euro. E praticamente, vediamo se ci sono 100 grammi di prodotto Bagna Cadabra, scadenza nel 2015, quindi c'è tempo. E per bagno a sbaffo invece sono sempre 100 grammi, scadenza sempre nel 2015. Poi ho preso una confezione da 45 grammi di Non ti scordar di me, che è appunto una splendida crema struccante, detergente con miele e rosa, e questo mi scade il 24/12/2013 e l'ho pagata 10,35 euro, mentre poi ho preso anche una confezione di Terra Madre. Eccola qui, sempre da 45 grammi, che se non erro da 75, scusate, questa è da 75, che mi scade il 28/1/2013. No, scade entro il 24/2/2013. Sì. E questa è quella, dovrebbe essere cupcake, che ho preso in Canada, spero sia quella perché è la mia maschera preferita di Lush, ed è la maschera al cioccolato senza peccato, quindi suppongo che sia questa. E questa l'ho pagata Terra Madre 9,25 euro. Poi ho preso come balsamo per il corpo, il Copacabana, che è, vi volevo dire la quantità, 200 grammi di prodotto, scadenza 6/6/2015 e l'ho pagato 15,50 euro. Se lo apro ve lo faccio, se lo riesco ad aprire ve lo faccio anche vedere. Vabbè, lo apro da sotto, va? Faccio prima. Che è, eccolo qua, questo bagno corpo, vedete questo pezzo, che all'interno ha anche dei micro pallini per fare un effetto scrub alla pelle, e vi ho detto che l'ho pagato 15,50. Poi ho preso le pasticche per i lavadenti, quindi il dentifricio, e queste sono Gandente, lavadenti dentifricio solido in pasticca con sandalo, vaniglia, finocchio e mirra, e li ho pagati 2,50 euro perché erano in offerta. Niente, all'interno ci sono appunto delle piccole pasticchine da mordere e poi passare con lo spazzolino. Poi ho preso una confezione di sapone di mare, sempre da 100 grammi, scadenza 24/4/2005, 2015, scusate. Il sapone di mare, che è questo qui, ve lo faccio vedere. Se riesco ad aprirlo decentemente, che non mi vola. Eccolo qui, guardate che bei colori. Ed è fantastico, e l'ho pagato 4,95. Poi ho preso uno shampoo solido, che è il Gin Tonic, quello appunto per i capelli grassi, che è la mia tipologia di capelli, e vi faccio vedere com'è. Questo sono 55 grammi, scadenza nel il 13/5/2015, ed è questo, eccolo qua, questa saponetta da sfregare in testa. Poi ho preso il mio sapone, che spero sia quello del Canada, che ho preso in Canada, preferito, che è il Miranda, ed è i 100 grammi, scadenza nel 2015. Miranda costa
L'ho pagato 4,85 euro. Ve li apro da sotto in modo tale da non... Che è questo appunto con all'interno i pezzettini di frutta. Ed è stupendo. Io adoro, adoro, adoro questi saponi. Poi, questo me lo faccio vedere dopo. Ho acquistato una confezione di dolci pensieri, che era una scatolina incartata con questa carta da regalo fantastica che ho cercato di recuperare, ovviamente, dove all'interno ci sono 100 grammi di elfi e fate, che me la faccio vedere meglio. Eccola qui, che è verde e rosa ed è uno spumante da bagno. Fata rosa e verde elfo ti aspettano nella vasca per un bagno magico di dolce vaniglia e schiuma incantata. E poi 70 grammi di Candy Candy, se riesco a tirarlo fuori, eccolo qui, a forma di stellina rosa. 70 grammi di Candy Candy, che è un sapone per i bambini di oggi e di ieri, dal rosa inconfondibile e dal profumo dolcissimo. E questo l'ho pagato dolci pensieri, vediamo un po', 1, 2, 3, 5,98 euro. Il tutto è arrivato in questa scatolina appunto incartata. Poi ho preso invece Casa Dolce Casa, che è questa casetta fatta di cartone con all'interno tutti i prodottini, in cui ci sta appunto la shower jelly, che è questo gel da utilizzare sotto la doccia, ed è una confezione da 100 grammi con scadenza il 10-12-2013. Sì, 10-12. Poi c'era un razzo da bagno, poi una balistica. E questo conetto qui un po' spuntato nella testa, ma vabbè, non fa niente. E il tutto l'ho pagato Casa Dolce Casa 15,48 euro. Questo era al 50, era tra le cose al 50 perché erano quei cofanetti regalo, diciamo, di Natale. E quindi ho preso questa che diventerà parte della mia, del mio sfondo per i video, quindi la metterò qui dietro. E infine mi hanno mandato due campioncini. Uno è il sapone Karma, eccolo qui, Karma, che è un sapone con sapore d'oriente per cospargervi di allegro, profumo e dire grazie alla vita. E sono 25 grammi di prodotto. E mi hanno mandato anche come omaggio, vedete, c'è scritto omaggio, e sono veramente contenta di questo omaggio. È la maschera La Vena Poetica, che è quella nutriente e levigante, quindi 75 grammi di maschera ben accetti assolutamente. E niente ragazzi, questo era tutto il mio bottino Lush. Per chi ha visto le foto su Facebook già sapeva qualche anticipazione. Spero che questi prodotti vi piacciono. Fatemi sapere, essendo stato il mio primo ordine questo, fatemi sapere quali sono per voi i vostri prodotti preferiti Lush, ovviamente se l'avete provata come marca. Per qualsiasi domanda, commentino al di sotto del video, oramai lo sapete. Un mega bacio e al prossimo video, ciao!